Buongiorno, allora, scusatemi la faccia, oggi è mercoledì 20, io non so, sono convintissima che oggi sia giovedì, come ieri ero convinta che era mercoledì. Che stress, raga, veramente, cioè questa cosa mi manda in palla. Oggi ho l'ennesimo pomeriggio, perché ho fatto 3 mattine, ieri ho fatto pomeriggio, oggi ho di nuovo pomeriggio, poi ho 2 notti, poi ho smonto, riposo, riposo. Io alla fine mi sveglio sempre abbastanza presto, perché appunto la sveglia alle 8 la mattina, però cerco di rimanere a letto il più possibile, sono le 9:30, quindi ho detto vabbè, forse è il caso di alzarsi. Niente, adesso faccio colazione, ma mi sa che mi prendo tipo un pochissimo latte, caffè, cioè mi faccio tipo un simil cappuccino. Insomma, e mangio 2 o 3 biscotti, perché poi appunto devo capire cosa cucinarmi oggi per pranzo e domani, cioè e stasera. Scusatemi, per cena. Allora, vediamo se... Tutto. Allora, eccomi qua, scusatemi la luce pessima, però vabbè, ce ne faremo una ragione. Comunque mi dovete ascoltare, non tanto vedere, perché voglio dire, il mio aspetto terribile penso che non interessi a nessuno. Comunque volevo dirvi che stamattina, praticamente appena mi sono alzata, mi sono comprata su Amazon il pelo praticamente antighiaccio per la macchina, perché io ancora, nonostante mi sia trasferita, ovviamente non ho ancora un box. Finché hai lo sghiaccino e la macchina comunque abbastanza nuova, che appena l'accendi spari l'aria a palla, ti si sghiaccia in 10 minuti. Però nel senso, in questi giorni qui io sono riuscita a trovare parcheggio in una parte dove comunque non ghiaccia tanto, ma ovviamente non è che posso sempre scegliere il parcheggio, no? Quindi devo capire un po' come fare. Niente, infatti tipo ieri sera che sono tornata, che ho fatto pomeriggio, l'ho messa dove ovviamente ghiaccia. Niente, insomma, volevo dirvi questa cosa qui perché penso che sia utile, insomma, per chiunque non ha comunque un parcheggio, e in queste stagioni qua purtroppo ci dobbiamo arrangiare. Buongiorno, allora, sono praticamente quasi le 5 e niente, io ho praticamente anche dormito nel pomeriggio, cioè mi sono svegliata a mezzogiorno perché ho fatto la notte, quindi sono tornata stamattina. Boh, sarà stato verso le 8, giù di lì. Sono messa a letto, ho beccato Marco stamattina, però lui oggi aveva pomeriggio, quindi è andato a lavoro per le 2, tornerà a casa per le 10, ma ovviamente non mi troverà perché io farò la mia seconda notte. Niente, capita anche questo, insomma, quando entrambi si lavora. Un consiglio per chi affronta le notti le prime volte è cercate di dormire tanto nelle ore in cui comunque sia voi siete, cioè sapete che dormite, ok? Per esempio, io quando sono montata la notte so che dormo tanto la mattina, molto più del pomeriggio, anche se oggi pomeriggio in realtà penso di aver dormito tipo un'oretta e mezza, una roba del genere. Ve lo dico perché la prima notte praticamente che ho fatto, cioè il giorno della mia prima notte, avrei voluto dormire fino ad almeno alle 11, insomma, quindi andare a letto tardi il giorno prima per poi svegliarmi tardi e al massimo riposarmi nel pomeriggio e poi andare a fare la notte, no? Il punto è che mi sono dovuta svegliare prestissimo perché dovevamo andare a vedere una casa. Mi sono ritrovata che appunto alla fine avevo dormito poco e il pomeriggio non riuscivo a riposare. Ma vabbè. Adesso però mi devo attivare perché uno devo bere perché non ho bevuto una mazza, punto numero uno. Devo lavare i piatti e vorrei fare una carica di lavatrice. Ragazzi, sono le 6:20, beh, 6:30, in realtà è presto, perché io ho l'orologio avanti di 10 minuti, quindi vabbè, niente, io adesso mangio, mi sono cucinata veramente una roba minima, non avevo neanche voglia di cucinare, volevo addirittura farmi portare la cena, però poi ho detto vabbè. Niente, il tempo di pulire, insomma, di sistemare due robe, gli armadi, il letto, cose così. Mi faccio la doccia, adesso cerco di ascoltare un po' il TG e poi ritorno al lavoro.
Buongiorno. Allora, niente, io spero di non far cadere il caffè. Comunque sia, sono venuta allo stesso in ospedale perché dovevo fare il test della mantù, anche il tampone di controllo, quindi... Raga, eccomi. Allora, io niente, sono praticamente venuta a Milano perché praticamente dovevo sbrigarmi un po' di faccende e ho anche accompagnato mia mamma per una visita e quindi adesso la sto aspettando, perciò per quello che riesco a farvi un po' un audio, insomma. E un audio, madonna, come se mandassi gli audio di WhatsApp, scusatemi, sono veramente fusa. Comunque sia, niente, oggi è il mio ultimo giorno di riposo perché appunto dopo la doppia notte ho avuto 2 giorni di riposo. La prima settimana è andata e nulla, sono felice, contenta, anche un po' impaurita da questa nuova situazione, onestamente, lavorativa, però, cioè, sono... Spero che mi porti tante soddisfazioni, ecco, questo assolutamente. C'è da dire che Marco, per esempio, si è messo i turni simili ai miei, quindi comunque tutti i giorni di riposo siamo insieme. Buongiorno. Allora, niente, oggi è giovedì 29, quindi oggi ho turno al pomeriggio, però stamattina sono andata alla Coop a prendere 2 robe. Marco oggi è a casa, è di riposo, quindi cucina lui, fa tutto lui. E oggi, perché ho praticamente la lettura del mio test della mantù, no? E niente, questo. Buongiorno. Allora, niente, io oggi è sabato, no, oggi è domenica 31, sì. E io ho smontato dalla notte, quindi adesso torno a casa a dormire e stasera poi sono di nuovo qua con la seconda notte, poi lunedì, martedì e mercoledì sono libera e sono a casa, così finalmente posso fare anch'io qualcosa. In realtà dovrò fare dei giri, quindi cioè vado a scoltire più che tagliare e niente, comunque è bellissimo, cioè uscire dalla... smontare la mattina e trovare una pace solo perché è domenica, cioè è incredibilmente bello. Eccomi qua. Oh mamma, chissà cosa verrà fuori di questo vlog, raga, cioè di nuovo qui, esatto. Tagliamo niente. Tutto oggi, ha detto la cara. Non è vero. Ma perché? C'è questa mania che io mi devo tagliare i compagni corti. Noi siamo nella fase lavaggio, non so che cosa sta facendo Chiara. La maschera, andiamo a idratare questi capelli che la cara ogni volta li maltratta, io la devo sempre sgridare. Vai! Thank you.
Vabbè, grazie, però è anche molto più grande il tuo. Bello. Che faccio? E devi prendere il cellulare, lo devi collegare. Allora spegni la macchina, la vogliamo con... No, la macchina, più che la luce. Buonasera ragazzuoli, allora perdonate il caos, in realtà ho anche pulito, sto cucinando le schiccette per domani, non so neanche come mettervi, però comunque sia, oggi è mercoledì 3 che è il mio secondo riposo, in realtà purtroppo oggi non sono riuscita a vloggare niente, però giuro che sono giustificata perché ancora, cioè sono le 8:30 e ancora devo finire di fare un sacco di cose. Sto finendo di cucinare il pranzo di domani, la cena ce l'abbiamo già perché ci mangiamo le schiacciate dell'antico vinaio che ieri abbiamo preso, siamo andati a Milano. Volevo farvi vedere una cosa, vediamo. Allora, vabbè, questa è la prima lavatrice che ho steso, ma mi mancano ancora, se sentite il rumore, gli asciugamani, ok? Perché così almeno abbiamo, non dico il... cioè ci mancano praticamente solo il lenzuolo da lavare. Praticamente volevo farvi vedere queste cuffiette che mi sono presa per lavoro. Guardate che carini. Niente, l'unica che perde, le ho dovute lavare a mano e sciacquare a mano ovviamente, è questa, perché questa qua a bordeaux perde un po' di colore, infatti qua che c'è questa parte bianca è diventata un... no vabbè, adesso in realtà si è ripresa, però prima era rossiccia. Però niente, queste qua sono delle cuffiette che appunto ho preso su Amazon, perché io lavoro, preferisco mettere la cuffietta perché così almeno i capelli mi durano un po' di più, insomma. Ok, a parte questa cosa, ho tagliato i capelli, lo so che non si vede niente, in realtà sono molto scalati, cioè la lunghezza è sempre più o meno la stessa, però li ho tagliati di parecchio perché purtroppo con il lavoro non riesco più a starci dietro, e però tanto comunque sono fortunata perché ho la ricrescita abbastanza veloce. Dopo vi faccio vedere perché penso che li laverò. L'ultima cosa che farò sarà la doccia prima di, insomma, finisco di preparare due cose, cioè devo scaldare le schiacciate, finisco di fare la schiscetta e poi voglio tagliare già le carote e la zucca per domani sera per fare la vellutata. Lo so che sembro pazza, però così almeno per il pranzo di domani siamo già a posto, dobbiamo solamente cucinare e almeno le verdure sono già tagliate, ottimizziamo i tempi, perché entrambi domani abbiamo mattino, sicuramente nel pomeriggio non avremo voglia e tempo di fare le cose. Almeno io posso rilassarmi un attimo e faccio queste cose qua, insomma. Oh mamma, ho quasi bruciato praticamente queste crocchè di verdure che noi prendiamo sempre, ed è della linea gourmet. Ci sono sia su... alla Coop, che all'Esselunga, che al Gigante, ok? Devo dire che all'Esselunga sono quelle che vengono meno, cioè lo stesso prodotto però viene meno, se siete interessati. Purtroppo non ho più il cartoncino perché l'ho rotto da farvi vedere, ma vi faccio vedere che faccio hanno. Vedete, per domani a pranzo ci mangiamo queste, che sono praticamente delle crocchè vegetali con gli spinaci, sono stra buoni, della linea gourmet. Ma noi non siamo vegetariani assolutamente, né vegani eccetera, però ogni tanto ci piace mangiare queste cose qua. E qua abbiamo fatto gli gnocchi tricolore con la panna, vedete, questa qui la meschisce, questa qua quella di Marco, dopo metto anche questo, poi chiudo e io di solito appunto preparo così. In realtà in base a chi prepara, in base a chi ha tempo, oggi Marco aveva pomeriggio, quindi torna stasera qua. Adesso vi faccio vedere anche le schiacce. Allora, prima di tagliarle a fettine eccetera, volevo farvi vedere... Ok, è vero che hanno già un giorno, ma comunque hanno un odore pazzesco e niente, insomma. Quindi questa qui è la sbriciolona, no, questa è la sbriciolona, scusatemi, con non mi ricordo neanche più che cosa. E invece questa è la paradiso con la mortadella, lo stracchino, penso, e il pistacchio, la crema di pistacchio, insomma, bontà, bontà, bontà. Sì, purtroppo non ho spazio perché ho appena lavato qua le cose, perciò... ho dovuto un attimo riarrangiare, tanto adesso le taglio in quattro così e poi vediamo se scaldarle o meno dopo. Sono super fiera della mia lavatrice,
Tra l'altro, cioè, io ho un metodo un po' macabro, perché noi per adesso le robe non le stiriamo, perché Marco ha praticamente un ferro da stiro che però cioè, non so neanche se funzioni o meno, ho paura di bruciare i vestiti, quindi ho detto, ascolta, non devi evitare. Noi siamo lo standy forte team. Un'altra cosa che poi vi volevo far vedere è praticamente questo. Praticamente questo qui è... aspettate che vi faccio vedere proprio l'originale. Questo è uno spazzolino che mi sono presa su Amazon della marchio Oral-B. Originariamente aveva questa testina, ma è uguale a quella di Marco, solo che Marco ha la testina per gengive sensibili. Io adesso ho questa qua ancora basica, che non so. È comunque una testina vecchia che, come potete vedere, è molto più piccolina, e questa diciamo che mi fa meno male. Niente, mi sono presa anche io, mi sono riconvertita, perché in realtà anche io lo utilizzavo, allo spazzolino elettrico, quindi noi li abbiamo così, questo è di Marco, questo è mio. Ho portato anche alcune cose e volevo farvi vedere che sono diventata anche io team, come si dice? Mamma, come si chiamano questi? Filo interdentale. Ecco, vediamo, dopo lo provo, ma chissà. Poi, altra cosa che ho preso di recente, perché l'avevo totalmente finito, è stata questo struccante occhi delicato per tutti i tipi di pelli. Molto easy fatto così, della Vivi Verde Coop, perché noi abbiamo la Coop vicino. L'estratto di camomilla, vabbè, iris, bla bla bla, funziona, strucca, anche perché io prevalentemente mi trucco solamente la parte degli occhi, non trucco altre robe, quindi vedremo. Io adesso mi faccio la doccia, mi faccio poi magari, anzi vi faccio vedere adesso i miei capelli, perché avevo fatto la piega mossa, ovviamente non è che è rimasta tutta, però non so se li lavo, perché... mi dispiace ancora, si sente l'odore della maschera che mi ha fatto Chiara. Magari evito di lavarli. Comunque questi sono i miei capelli. Effettivamente sono corti. Però mi trovo molto bene. Poi lei in realtà me li ha sfilacciati tantissimo. Quindi sono tipo leggerissimi. Mi sento anche, cioè, con la testa che ho quasi freddo. Perché non sono abituata ad avere così pochi capelli. Ma tanto questi nel giro di una settimana ricresceranno. Quindi niente, dai, a parte questo, io adesso vado perché sono quasi le 9, devo ancora farmi la doccia, devo farmi i baffetti, i peli, struccarmi, insomma tutte queste robe qua, devo anche mangiare, aspetterò Marco a questo punto e poi si vede.